Gentili amici di Eventus, oggi ci troviamo a Città della Pieve e siamo all'interno dei suggestivi spazi di Palazzo della Cornia. Visiteremo insieme a voi la mostra di pittura dal titolo Solo l'Eternità, ma andiamo a conoscere l'artista Massimo Tizzano. Chi è Massimo Tizzano? Chi è Massimo Tizzano? Dirti chi sono è un po' difficile, ti posso dire quello che fa Massimo Tizzano. Massimo Tizzano attualmente è un pittore che si dedica soprattutto allo studio e alla trasmissione delle tecniche degli antichi maestri, alla riproduzione di copie d'autore, al ritrattismo, alla creazione di temi narrativi nuovi, diciamo così, ma antichi contemporaneamente, nel senso che sono un pittore che cerca di mantenere sempre un legame con gli archetipi e con le poetiche del passato. Ad un certo punto della sua vita comincia a praticare la calligrafia orientale con il maestro sensei Norio Nagayama. Esatto, esattamente, sì. Il maestro lo incontro nel 2000, grazie a degli amici che avevano già iniziato la pratica di quest'arte, degli amici con cui condividevo la pratica dell'Aikido. E da lì nasce una grandissima passione per appunto l'uso di questi materiali raffinatissimi, il pennello, la carta di riso, l'inchiostro di china. La calligrafia in Oriente è considerata proprio il mezzo attraverso il quale si impara a dipingere. In Oriente si dice che non esiste un bravo pittore che non sia anche un bravo calligrafo. E lo studio della calligrafia mi riporta quindi sulle tracce di questa mia passione per l'arte figurativa, per il disegno. Ritrovatomi per le mani una cassetta di colori a olio antica regalata da un caro amico, ho voluto iniziare a provare a vedere che cosa potevo fare. Allora, la mostra non ha una sua struttura particolare ben definita. Io qui ho portato un insieme di miei lavori, sono circa 60 opere, composte per la maggior parte, una quarantina, di copie di maestri dal 400 al 600, intervallate da quadri miei personali che insomma vogliono testimoniare un po' questo collegamento che io tengo ad avere con la tradizione pittorica nostra italiana, ma non solo, comunque con la tradizione antica. Questo progetto è nato in collaborazione con il Centro Obiettivo Sviluppo di Città della Pieve, un'associazione presieduta da Lorenzo Berna, il quale mi ha contattato a seguito del ritrovamento, del rinvenimento di un mio Deplian che io lasciai qui per puro caso. Siamo quindi in questa prima sala dove possiamo vedere copie d'arte di artisti sia italiani che olandesi dal 400, che vanno dal 400 al 600. Sì, questa è una sala con un colore abbastanza importante delle pareti, quindi ho pensato di ambientare i quadri dal contenuto un po' più drammatico, diciamo così. Caravaggio in questo senso è uno dei pittori con più peso, potremmo dire, essendo la sua opera, insomma, un'opera che ripropone la tragedia, potremmo dire, in moltissimi dei suoi quadri. Abbiamo infatti il martirio di Sant'Orsola, la flagellazione di Capodimonte, Giuditta e Oloferne, il San Tommaso, la testa di Medusa, tutti quadri in cui il riferimento, diciamo, alla morte e al sangue è abbastanza diretto, quindi diciamo questo è un collegamento con il colore di queste pareti. Quindi ecco, si comincia con l'inferno non dantesco ma di Michelangelo Merisi con le sue decollazioni e questo sangue che diciamo si abbina perfettamente con le tinte di questa prima sala. Caravaggio fa capire perfettamente l'incredulità, ecco, dal volto di San Tommaso. La sua grande capacità è quella proprio di dare un senso materiale all'immagine, no? Cioè, guardando il dettaglio del dito che si inserisce nella ferita, insomma, si ha proprio una sensazione quasi reale, no?
e poi un omaggio al Perugino. Sì, ho pensato appunto di presentare un'opera che rendesse merito anche a questo grandissimo pittore originario di Città della Pieve, di cui qui sono conservate delle opere bellissime, dall'Adorazione dei Magi, dell'Oratorio dei Bianchi, alla bellissima pala con il Battesimo di Cristo qui al Duomo. E ho scelto un quadro, insomma, che fosse alla mia portata, perché poi il Perugino appunto ha realizzato opere molto grandi, ma anche alcuni ritratti piccoli, diciamo in stile leonardesco, con uno sfondo scuro, che era abbastanza tipico per la sua produzione. Sono molto pochi i ritratti di questo genere, e in particolare questa Maddalena, che è conservata a Palazzo Pitti, che è un quadro che io ho trovato meraviglioso, visto una bellissima mostra sul Bembo a Padova. Perché lo trovo un quadro che potrebbe essere paragonato benissimo, insomma, come dolcezza di sguardo a altri capolavori, non ultima la Mona Lisa, uno di quei quadri, insomma, che io ritengo confortanti per lo spettatore. Di Massimo Tizzano si inserisce tra gli eventi culturali del nostro centro studi che opera in Città della Pieve per la promozione dell'immagine turistica di Città della Pieve, ed è un evento di cui sono particolarmente orgoglioso e fiero, perché è una mostra di altissima qualità che è nata dall'incontro fortuito tra me e Massimo e che si è trasformato nel breve volgere di tempo non solo in una bellissima collaborazione, ma anche in un'amicizia sincera. E sono quindi molto molto felice che questa mostra si sia potuta realizzare all'interno di queste bellissime sale di Palazzo della Cornia, che l'amministrazione comunale ci ha concesso con piacere, e che gratificano il nostro lavoro e danno a questa mostra la veste complessiva di un prodotto di vera alta qualità, a cui ha partecipato anche di recente il professor Vittorio Sgarbi, che ci ha compiaciuto con la sua presenza e con un suo intervento di alto profilo. Solo l'eternità, come vi accennavo all'inizio, è il titolo di questa mostra. Perché solo l'eternità? Beh, il riferimento, diciamo, è diretto a una dimensione che la contemporaneità tende un po' a tenere in secondo piano, cioè una dimensione dell'assenza del tempo. E, studiando appunto gli antichi maestri, le loro realizzazioni, penso risulti abbastanza chiaro a tutti che il fine che loro si proponevano era quello di realizzare dei capolavori che fossero immortali, così come noi appunto ci troviamo a poter ammirare cose che sono state fatte 600, 700, se non 1000 anni fa, insomma, laddove appunto il tempo non è riuscito a distruggere i supporti e la materia su cui sono state dipinte o scolpite o realizzate queste opere. E, è evidente che nel mondo finito noi dovremmo parlare di perpetuità più che di eternità. L'eternità è un attributo che soltanto Dio può esserne oggetto. Una dimensione di non tempo, no? È quello che sperimenta un po' il pittore quando si trova di fronte alle sue tele. Si entra in uno stato che non è uno stato ordinario, diciamo, di coscienza, ma è uno stato di quasi estasi. Questo è un quadro di un pittore eccellente, che è Guido Cagnacci, pittore romagnolo del 600, ed è un quadro eccezionale sia nella resa, diciamo, pittorica, quanto nel suo contenuto simbolico, perché è un'allegoria della vita umana. E allora Cagnacci cosa si immagina? Si immagina di porre la bellezza senza tempo di questo meraviglioso nudo femminile tra dei simboli di decadenza e di fragilità. Abbiamo il teschio, appunto il simbolo prediletto dai pittori per testimoniare la vanità dell'esistente, una candela spenta, anch'essa simbolo della
dell'effimero, no? Di una fiamma che poi basta un alito di vento a spengere, di un fiore che sta appassendo e di un soffione, cioè del fiore più fragile che c'è, appunto anch'esso con un alito di vento si scompone e vola altrove. Quindi sicuramente nella pittura gli artisti riescono a far emergere l'anima, la bellezza dell'anima, una bellezza che si riflette ovviamente nel corpo, ma una bellezza che certamente rimarrà eterna. Questa alle nostre spalle invece è un'opera del nostro artista Tizzano, si intitola The Seeker, il cercatore. Esatto, sì. E in quest'opera, diciamo, io ho voluto fruire della bellezza di mio nipote, che essendo un attore è uno dei pochi in famiglia che sa anche posare come modello, per realizzare, diciamo, un'opera che non è poi così originale, avendo insomma numerosi riferimenti anche compositivi con il passato. Per esempio qui c'è un riferimento a un San Giovanni di Caravaggio, è un po' un discorso di reinterpretazione, ecco, cioè quello che il mito dell'originalità che si è diffuso da Kant in poi e che oramai è un motivo imprescindibile del successo di un artista, in passato era qualcosa di assolutamente irrilevante. No? I pittori si citavano l'uno con l'altro, si copiavano, si imitavano, trasmettevano continuamente, perpetuavano dei temi, degli archetipi, delle poetiche. E in questo quadro io ho voluto rappresentare, diciamo, una sorta di giovane San Girolamo, cioè un giovane che si autoesclude, diciamo, dal mondo per meditare sulla morte. Comunque il tema della morte, della riflessione sulla morte, è un tema che ovviamente ha accompagnato tutta la storia della filosofia, ma anche delle religioni. Non c'è tema più attuale della riflessione sulla morte e sull'aldilà. E questa, diciamo, che è anche un'opera che ci induce a riflettere, come diceva il nostro artista, sul significato dell'essere. To be or not to be, il famoso quesito amletico, essere oppure non essere, magari solo apparire, a noi la scelta. Esattamente, sì. Penso che sia un po' qualcosa con cui ciascuno di noi è destinato a confrontarsi prima o poi. Questa seconda sala con queste pareti verde acqua, diciamo, mi ha ispirato per esporre una serie di composizioni più lievi, ecco, potremmo dire un omaggio alla bellezza femminile senza particolare riferimento però, diciamo, a temi scabrosi come la morte o la sofferenza umana. Quindi lasciamo il Caravaggio alle nostre spalle. Esatto, sì. Qui troviamo una bellissima Andromeda di Furini, anch'essa sofferente ma verrà salvata da Perseo, la magnifica Europa tratta da Giove trasformato in bue del Cagnacci, dal mito di, appunto, del ratto di Europa, una magnifica Maddalena del Giampietrino, in cui però alcuni studiosi ravvedono la mano di Leonardo, soprattutto nel paesaggio e poi per la composizione generale dell'opera. Due bellissime Venere, una di Velázquez e una di Giorgione, la Venere di Dresda e la Venere allo specchio. Poi ci sono le opere che, diciamo, quelle un pochino più personali, quelle che attengono alla vita del nostro artista e autore, opere che fanno parte un pochino della sua vita, un pochino più delle altre. Perché?
Beh sì, sono opere insomma in cui io ritraggo le persone importanti della mia vita. Direbbe il Petrarca, i capelli d'oro a Laura Sparsi. Laura è proprio, ecco, la protagonista, diciamo, di quest'opera, un volto bellissimo, ma un volto esistente, perché non è altro che la moglie del nostro artista, Laura. Sì, sì, sì. È la mia moglie e la mia musa, potremmo dire. Io un po' però una situazione di scissione, perché è la donna che mi ispira, però si annoia a posare, e così io sono costretto a fare sempre tutto quanto in fretta. Mia moglie è una persona totalmente gioviale, allegra, felice, entusiasta della vita. Se ha queste espressioni è perché io le dico, infatti lei poi si lamenta, dice: ma mi chiedi di fare delle cose, fammi un'espressione tra il tragico e il pietoso. E lei giustamente, insomma, essendo poi una che ha studiato recitazione, un po' si irrita, no? Bellissima Laura. E poi abbiamo un autoritratto dell'autore, ma sì, abbiamo anche un ragazzo qui che è suo nipote. Sì, mio nipote è fantastico attore di teatro. Come si chiama? Si chiama Gaetano Tizzano e studia con il grandissimo maestro Terrani all'Accademia Nazionale del Teatro Verdi di Padova. Qui ritratto appunto in vesti teatrali. Corre l'arte nelle vostre vene. Eh sì, una famiglia insomma di artisti, anche mio fratello è un pittore, mio padre lo è stato in gioventù, infatti per me è stata un po' una cosa abbastanza naturale avvicinarmi al mondo delle arti visive. I miei genitori collezionavano, diciamo, quadri di carattere figurativo, e questo, diciamo, ha sviluppato quella sensibilità, no, che magari un po' manca se non si ha familiarità con i quadri in caso, andando alle mostre, ecco. Questa è una cosa che mi ha sicuramente avvantaggiato. Vediamo adesso un'opera che ritrae un maestro norvegese. Di chi si tratta? Beh, del mio maestro, sì, il maestro Odd Nerdrum, che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso di formazione pittorica. Fortuna perché è uno dei pochi maestri con i quali mi sento di condividere appunto questa ricerca di immortalità della pittura e di collegamento con la pittura antica. Nerdrum è un maestro molto famoso soprattutto negli Stati Uniti, che ha avuto anche delle mostre personali qui in Italia, apprezzato e quotato in tutto il mondo, ed è diciamo più che un pittore, è uno studioso che sta cercando di creare una distinzione tra il modernismo e quello che lui definisce il kitsch. Passiamo alla terza ed ultima sala. Sì, questa è una sala dove ritroviamo, diciamo, un po' il riferimento ai temi importanti della nostra tradizione anche religiosa, perché abbiamo il magnifico Cristo sostenuto da un angelo di Antonello da Messina, il San Giovanni conservato al Louvre di Leonardo, la seconda versione della Vergine delle Rocce conservata alla National Gallery, il recentemente attribuito alla mano di Leonardo Salvator Mundi, la Madonna dei Fusi, e poi scene, diciamo, di vita più familiare, più quotidiana, con alcune riproduzioni di opere di Vermeer e un'altra serie di dipinti miei, sempre di carattere familiare. Ecco, a me piace condividere anche i miei affetti. Classici, diciamo, che ci derivano anche appunto dalla nostra tradizione religiosa, nel cattolicesimo, l'immagine di Maria con il bambino. E io mi sono trovato a vivere una delle gioie più grandi della mia vita di recente, perché il mio bambino ha solo 6 mesi,
E quindi è nato con grande forza in me il desiderio di immortalare questi momenti di poco successivi alla nascita del mio bambino, che in questo quadro ha solo 18 giorni, di appunto trasmettere questa grande tenerezza che tanti di voi conosceranno, del vedere appunto finalmente nascere il frutto del proprio amore. Diciamo che in termini generali non mi piace affrontare temi di attualità o di politica nei miei quadri, preferendo appunto riferirmi a condizioni universali, diciamo, dell'essere umano, delle condizioni sì, di universalità. Però mi è venuto spontaneo rendere omaggio, diciamo, in questo dipinto ai profughi e a tutte le persone che da sempre, poi in realtà hanno dovuto viaggiare per trovare un posto in cui rifugiarsi. In realtà questo è un ritratto che sto realizzando per Don Massimo, il prete del paesello in cui vivo in Calabria, e che ho portato, anche se non l'ho finito, l'ho portato apposta per avere modo di far vedere quali sono i presupposti della mia pittura, nel senso che come pittore antico io cerco di realizzare anche le mie opere partendo dalla tela nuda, quindi comprando una tela grezza, intelaiandola, realizzando da me l'apprettatura e l'imprimitura della tavola con delle miscele di gesso e olio a seconda poi degli effetti che mi propongo di ottenere dal quadro, e realizzando un abbozzo e poi completando il quadro con la stesura dei colori. Questa è una fase, diciamo, in cui il quadro è già ben impostato e mancano alcune rifiniture. La mostra ha avuto un successo di pubblico direi rilevante per tutta la durata, dall'inaugurazione in avanti, ed ha contribuito nel weekend di Pasqua all'innalzamento della proposta che complessivamente Città della Pieve ha offerto, ed è stata partecipata da forse un migliaio di persone, non esagero, che sono rimaste tutte favorevolmente impressionate dalla bellezza dei luoghi e dei quadri che sono stati esposti, e spesso non hanno saputo resistere alla meraviglia e confrontarsi con Massimo Tizzano, che non si è risparmiato nelle spiegazioni della sua opera e del significato di essa e dei quadri che qui troviamo esposti. Vogliamo annunciare il finissage? Sì, il finissage sarà sabato 2 aprile. Ora stiamo vedendo se in questi pochi giorni riusciamo a metterci d'accordo con un gruppo vocale della zona molto bravo per organizzare una piccola festa di fine mostra. Io invito chiunque non sia ancora venuto a visitare le magnifiche sale di Palazzo della Cornea, che già senza i miei quadri sono una cosa veramente eccezionale, e anche per questo ringrazio l'amministrazione comunale per la meravigliosa ospitalità. È un'occasione per fare un tuffo tra il passato e il presente e vedere dei capolavori che normalmente per poter visionarli bisognerebbe percorrere migliaia e migliaia di chilometri, perché sono disseminati nei musei di tutto il mondo.
Per cui io invito tutti a venirmi a trovare, io sarò qui presente tutti i giorni per questi ultimi giorni della mostra e mi auguro di vedervi presto. E allora ringraziamo il nostro artista Massimo Tizzano per averci accompagnato alla scoperta delle sue opere e di quelle di grandi artisti dal 400 al 600. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Il nostro servizio termina qui. Un caro saluto da Cristiano Costantini per Eventus, il Sacro e il Profano. Arrivederci.